Eccoci qui, amici di Eurosporting, buonasera. Oggi una puntata speciale, non vi prometto quello che succederà perché qui stiamo facendo una cosa forse più unica che è rara. Abbiamo quattro ragazze e una capitana e coloro che hanno fatto la storia delle finali delle Serie A degli ultimi anni, tant'è vero che sono ancora campionesse in carica e molte di loro giocano, quasi tutte, tranne una, il capitano, ma giustamente. È uno spettacolo vederle tutte assieme, vi posso assicurare, e sono qui con me. Ben arrivate. Ciao ragazze, eccole qua. Sta Ciao, arrivando anche la Camera. Ciao a ciao, ciao tutte. Ciao Andrea, Carla. Come ciao, state? ciao, bene, dai, bene, bene, dai, tutto a ciao, posto. ciao, ciao, felice di essere qui, Oh, bene, bene. grazie. Avete ripreso l'allenamento? Abbiamo perso una compagna, però. Adesso sta per arrivare, sta per arrivare. Sì, dai, ok. Sì, da lunedì abbiamo riniziato, almeno io ho riniziato da lunedì, penso anche le altre, a parte la Cori che era in giro per l'America e non ha mai smesso. Esatto. No, per la la verità Coria è io ho ripreso avanti, ieri. come sempre, con Eccola. in nona, eh. Eccola. Eccomi, ciao! Sono Ciao tornata, Ele. ce l'ho fatta. Ciao Cameruna. Eccola Came. Eccola. Niente, io ho Ma ripreso ieri invece a giocare, però ho ok. smesso solo per 20 giorni, perché comunque ero in America e riuscivo ad allenarmi, quindi me la sono cavata abbastanza bene, dai. Ma cosa avete fatto in questo periodo di quarantena per tenervi in forma? Perché qua non era facile. Iniziate No, non voi, era va? facile. Io sono stata Io ferma non ho 2 mesi sentito la domanda. e ho cercato di allenarmi un po' a casa con degli esercizi non troppo impegnativi. Quando si poteva correre, sono andata a correre, ma non è stato semplice. Anch'io ho iniziato lunedì. Certo. Io invece Ufa. ho seguito dei grandi video su YouTube, ho fatto un po' di Zumba, giuro, li ho provati tutti, ho fatto Zumba, la salsa, lo spacca addome di cotto al dente, kickboxing. Alla fine mi è venuto mal di ginocchia. Al dente l'ho fatto anch'io. Brava Carla! Cotto al dente l'ho fatto anch'io. Però funziona per tenersi in forma. Siete pronte, dai, per Sì. tornare. Tu, Came? Sì. Kame. Ma La che camera dici? l'abbiamo Che persa. dite, ragazze? Tocca a me, l'unica persona che non sento è Dite del Andrea. Le tennis? altre, le ragazze le sento, per quello Ti non ho facciamo noi la sentito la domanda. domanda. Cosa ho fatto per tenermi in forma? Brava. Anch'io praticamente da quando avevo smesso che non mi allenavo così tanto. Praticamente se domani ci fosse un torneo sarei prontissima. Ecco. No, dai, per questo mi sono allenata. Ho imparato anche a cucinare, cosa che non sapevo fare. Ho imparato una parola grossa, però sono migliorata. Io invece ho una domanda per la Carla, Basta. posso? Ho visto un video della Carla con una pallina attaccata a una specie di Io ho pendolo e lei dentro casa che grattava la palla. Ma che facevi? Ho fatto cotto al dente. Chi è che sa cos'è cotto al dente? Cotto al dente. Non ha sentito. Cara, l'esercizio quello che grattavi la palla. Esercizi duri. Esercizi duri. Allora, La sentita. è vero o no? Sì. Ma ce l'hai con me? Con chi ce l'ha? No, no, è che arriva dopo l'audio. Ah, ecco. Avete segnato la storia della Serie A negli ultimi 5 anni, degli ultimi anni, scusa, 5 titoli, ma soprattutto tante finali anche, no? Che ricordo avete voi di queste sfide, di questi match? Non sento Andrea. Che Parte la Came. ricordo? Vai. Qualcuno dica Came, vai, che vai, ricordo vai hai Came. di Vai, Came. questi anni passati insieme in Serie A e delle nostre 5 vittorie? Ma con chi parlate? Eh? Con te! Con te! Eh sì! Con me? Ok, perché non capisco chi ha la parola. Ok, Ti ho ripetuto quello che ha detto Andrea. parlo io. Ok. 5 titoli e tante finali. Infatti,
Manca tantissimo, questa è la cosa che più importante, che mi manca tantissimo, e adesso che ogni tanto ci penso dico, vabbè, sono state proprio brave, davvero, e non è da tutti, perché alla fine la gara a squadre è fatta a fine anno, quando sei stanca, hai poche energie, alla fine ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo fatto un risultato che non so chi riuscirà ancora nessuna a sbagliarci. Sì. Marti o Lucrezia, una di voi due, fresche vincitrici? Sì, ma... vai Marti. Vado io? Vai. No, sono stati tutti anni bellissimi, più che altro perché la nostra forza era proprio quella del gruppo. Ci volevamo, ma ci vogliamo bene tuttora, quindi è stato veramente un piacere passare i weekend tutti insieme a casa della Carla quando giocavamo in casa, fuori. Quindi oltre alla partita comunque c'era anche un divertimento nello stare tutte insieme, quindi sono momenti che non scorderò mai. Certo. Poi vi volevo chiedere, i doppi sono stati spesso decisivi per voi, no? Siete passati da Camerin, Dentoni a Trevisan, Stefanini. Quali differenze e punti in comune hanno queste due coppie? Io mi permetto, mi è venuto da ridere, perché vabbè, io appunto giocando spesso con la Cami, noi ci eravamo trovate molto bene, lei sul rovescio, io stavo sul dritto, avevamo trovato la giusta combinazione. E credo che uno dei nostri punti forti sia stato il fatto di riderci talmente tanto che a volte non sapevamo neanche che cosa stesse succedendo in campo e quindi di conseguenza passavano anche le tensioni, le paure. E probabilmente è stato quello, la nostra essere, il nostro divertirci, il nostro completarci in quello che per noi poi era anche un gioco e ci ha aiutato a vincere tante partite difficili. Came? La Carla sta facendo un casino pazzesco. No, e la Carla, infatti, la Carla... Vai, inesistente. La Came cosa ne pensa? Io? Sì. Cosa? Che... Non lo legge? Dov'è? Non si legge. Andrea col foglio, fantastico. Oddio, Came. C'è scritto Bello. Came. Quadra. Era proprio il momento più divertente secondo me la gara a squadre. Poi vabbè, con Cori siamo molto amiche e diciamo che la sinergia tra noi due era che magari quando una aveva un momento di difficoltà l'altra prova a uscire ad entrare e viceversa, quindi è stata un pochino la chiave delle nostre vittorie in doppio e ne abbiamo vinti veramente tanti in doppio, adesso non so il numero esatto, ma sono sicura che ne abbiamo sì, pochi. E questa confidenzialità e questo modo di supportarci una con l'altra ha fatto sì che il doppio nostro diventasse forte, veramente forte. Sì, è vero. D'accordissimo. Anch'io concordo nella differenza, perché molto probabilmente loro lo giocavano molto più spesso rispetto a me e a Lucrezia, quindi tra loro due c'era una sinergia differente. Eccola la Carla! Ciao! Ciao capitano! Come siete belle! Anche tu! Anche Andrea, No, grazie, Andrea. Anche Andrea è bellissimo, più belle! Carla, io qui ho una domanda per le due giovani, no? La Marti e la Lulu. A Marti e Lucrezia, ma cosa vi hanno trasmesso le vittorie delle due vecchiette, della Cori e della Camera? Ogni volta che giocavano era un'emozione vederle giocare, e comunque era come se giocassimo tutte insieme. Eravamo lì insieme a loro e... c'era sicuramente anche da imparare, è sempre stato bello vederle giocare. Guarda, se posso dire una cosa, da fuori,
ti interrompo, Marti, ma lo raccontavo prima alla Cori, è una delle squadre più belle come coesione, come gruppo che abbia mai visto negli ultimi anni nella Serie A. E se la Serie A, mi permetto di dire questo, sia a livello maschile che femminile, ha avuto un successo, l'ho avuto grazie a voi. Quello che avete costruito nel vostro gruppo, assieme alla Carla, davvero, cioè quello che avete fatto è stato qualcosa che per molti ha continuato a essere seguito, vi vedono, cioè avete davvero fatto tanto, al di là delle vittorie, no? O sconfitte che ci sono state, però dico, la forza del vostro gruppo è un esempio, secondo me, per tante squadre che magari un anno arrivano, un anno vanno via per N motivi, no? Quindi voi siete andate al di là di tante altre, come si dice, aspetti organizzativi che sono spesso difficili, questo voglio dire. Scusa, Marta. È vero. Eravamo un gran gruppo. Cioè, lo siamo tuttora, sì. Però non siamo più quasi. Lo siamo anche adesso, eh? No, a me lo saremo sempre, si può dire. Una grande gioia nel vederle giocare, anche, come ha detto prima la Rame, anche nei doppi più difficili. Loro non si sono mai tirate indietro e hanno sempre giocato con una grande carica e anche nello stesso tempo leggerezza, nel senso che anche nei momenti più difficili del match, del doppio, il doppio decisivo, loro comunque e trasmettevano. Non mi avete sentito? Sì, sì. Sì, infatti un po' no. Allora, ho delle foto da far vedere. Mm-hmm. Vai. Belle. Allora, anzi, partiamo da questo. E alla fine, al primo match point, chiude il Tennis Club Prato che si conferma campione d'Italia. E che... Questo era l'anno... Ah, che bello! Mamma. Sì. Questo è un bel ricordo, poi... Oh, forse vi sento bene. Non c'è. Eccoti qua. Ora sento anch'io la cosa. Andrea, te lo giri in privato anche questo video? Ah, certo, anche sì, poi ve lo giro, sì. Si trova su internet perché ho... sguinzagliato chiunque, e una delle foto più belle, non me le vogliono la Lucrezia e la Martina, che però ho trovato è questa. Prima è la forza del vostro gruppo. Io non so niente. Il salto della Carla? Vedo solo. Guarda come è stata la nostra capitana, oh! Pazzesca. Senti la Luli! Mamma mia! La Luli! Che doppio quello, mamma mia. Mamma mia, che bestia la Samsonova. Madonna. Che bestia. Poi c'erano questi. Qui la Kame dopo... Tante fa che possiamo vedere assieme. Siamo a Monte Catini qua. Si è presentata scortata da due vecchie glorie. Avete ovviamente riconosciuto Bjorn Borg. Perché la mia storia con tutte voi è cominciata così, tanti tanti anni fa. È vero, che bello. Già, allora... Andrea! Sì, dimmi. No, ti volevo dire, siccome mi avevi chiesto un episodio particolare di questi anni... Eccoli qua, bravissima. Ci ho un po' pensato e ora ve lo dirò a tutte. Abbiamo vinto nel 2013 a Rovereto, dopo tutte quelle sconfitte, mamma mia, finalmente partivamo per favorite, diciamo. Però succede che la Kame si sente male e gli viene una febbre fortissima, un virus terribile, tipo coronavirus. Ecco. E niente, io ero molto, molto triste. E mezzo, vero? Molto triste di questa cosa. E allora ho una persona che conosco molto bene che si diletta nel fare le carte. E gli dico: gli dico per favore, guarda un po' te che vedi nelle carte tutte queste cose. Dimmi, io c'è una ragazza che sta male, lo vedrai, non potrà neanche giocare. Questa persona mi io fa le carte, sento, mi fa, ma qui non c'è nessuno che sta male,
qui questa persona sta benissimo e vincerà facilmente, e lei aveva 38 e mezzo ed era due giorni che non si alzava da letto. Però io non so se sono state le carte, il giorno dopo è andata in campo e ha vinto come se non avesse niente. No, non molto facilmente, no, però stavi, insomma, però è sì. Vero, questo era un episodio che volevo raccontare. Sì, vabbè, è un episodio, sì, che... perché lo scriviamo, che mi è venuto alla... in mente subito, glielo scriviamo alla Marti. Came batte febbre 1-0. Ok, va bene. Poi il riassunto è stato questo: credo di aver avuto la febbre, credo di aver avuto la febbre boh 5 volte in vita mia. Non mi viene mai la febbre, cioè veramente sto male poche volte. Mi ricordo che ero più preoccupata nel dirlo alla Carla come dirglielo che della febbre. Ho detto, mamma, chi la chiama la Carla? Chi l'avvisa? Chi glielo dice che ha avuto la febbre? Oh, mamma. E poi ce l'ho fatta. E mi ricordo... Sì, ho preso il mio trenino, sono arrivata al circolo, alla palazzina, credo, boh, forse 2 orette prima della partita. Sì. Non mi ricordo, perché sono arrivata il giorno stesso, e 2 ore sì, prima sono della venuta partita. Alla stazione a prendere. Ho mancato un pochino... Viso, came, bianco, bianco come la neve, malissimo. Carla, capitano, sì. facciamo un doppio. Che appena mi hai visto, poi non mi guardo bene, ho visto subito occupazione. Facciamo un doppio. Io faccio l'arbitro. Tranquillo, la vedo. Came e Dentoni contro Trevisan Stefanini. Io faccio l'arbitro, è un bel doppio. Pronte? Doppio. Pronte? Vai, vai. Il vostro soprannome? Anche a Cagliari ce n'è successa una di bella prima del doppio. Ah, sì, quella della racchetta. Quella Monila. La Came va dritto. La Came ha rotto tre racchette in un game e si è fatta prestare una racchetta anche dal pubblico. Anche la Came va dritto. Dai. Vai, il nostro doppio, soprannome. Facciamo 2-2. E io devo dire quello della Marti? Il vostro, a coppie, sì. E lei deve dire il mio? Sopra. Coppia, Cori, coppia Marti. Contro coppia. Ah, ok. Cori, quindi Cori Camerina. E Came. Quello, sì. Ok. Io... Il vostro urlo di incintamento preferito, se ce n'è uno. Cori, devi fare le vesti della Came. La Carla, la Came salta. No, è che la Came mi sa che è bloccata completamente. Sì. Anche a me. Faccia è tutto bloccata. Quindi parlo io, il nostro urlo, dai, forse? Carla, che dici? Almeno sì, te ci senti? Dai. Sì. Dai. Sì. Dai. E dai. E dai. E dai. Poi, quando ci rivedremo, schema preferito in doppio, Carla? Guarda che ne ho tante di domande, perché mi sono messo a fare stamattina. Allora, sicuramente lob di risposta e smash del compagno. Facilissimo. Classico. Lob di risposta e smash del compagno sul pallonetto corto dell'avversaria. Poi qui entriamo un po' più sul personale, Attenzione. Sì. Con quale dai. Giocatore ATP faresti un doppio misto ad uno slam? Nadal. Qui. Io con Federer, se ci fosse possibilità. Chissà, ve lo auguro. Cioè. Non l'avete ancora detto? Sì, voi, anch'io però. Con Rafa. Sì, Rafa tutta la vita. Ma Rafa deve sdoppiarsi. Sì, Rafa. Sì. Luli, te? Io con Federer. Uh-huh. Io prenderei un gemello Brian. Però Carlita, te l'hai scelto bene. Sì. Con chi lei non l'ha sentita? Un Brian. Gemello Brian. Ah, mica male, Il consiglio più importante che ti ha dato la Carla in campo?
o che vi ha data? Tanti, troppi. Ne ha dati troppi. Infatti. Uno che ti ha fatto vincere. Lob. Sì. I miei erano più consigli sulla grinta che non c'è. Sì, è vero. È vero. No, e non ti muovi, ci dava tanta grinta, che la Carla ci dava grinta e energia, ecco, ci trasmetteva la sua energia la Carla. È vero, decisamente. Grazie ragazzi. Poi un accessorio che non può mancare nelle vostre borse. Sentiamoci. Voi di frazione. Ah, legata io le cuffie per la musica. Io la visiera. Ah, è vero. Già, la casa... Luli ha sempre la visiera. Sì, è vero. Sì, io sempre la visiera. Ma la camera? Se vi dicessi qual è il mio, tornerà. Il mio tornerà. Non ci crede. Qual è quello della Carla? Quale, Carla? Il rossetto. Io mi... No, per la mano sinistra, vedi. Perché l'ho sempre fredda. Ah, il guanto? Io non la capisco. Il guanto? Ok, sì. Ok. Perché a me si fredda la mano, cioè rovescia una mano, ragazze. Che grande la Carla. Cosa vi chiedono i tifosi a fine partita? Cosa ti chiedono i tifosi? Questo, dite voi. Ma quando ci sono? Can I have a picture? Brava. Gli chiedono il numero di telefono, gli chiedono. Non volevo proprio... Vabbè, io visto non, che... non la sento. Ha detto che ci chiedono il numero di telefono. Ah, ok. Chiedono il numero di telefono, dai. Qualcuno ti chiede anche se gli regali la racchetta, il cappellino. È vero, il polsino. Sì. L'asciugamano. Però quando ti chiedono la racchetta, che poi ci rimangono male quando dici di no, è pazzesco. Sì, perché no. Da uno la racchetta li serve tutti i giorni. La parolaccia che dici più spesso in campo? Wow. Se si può dire. No, non si può dire. Non si può dire, va bene. Comunque lei dice le parolacce, anche voi. Sì, qualche volta. Quando gira male, sì. Forza. Cibo preferito? Io pesce crudo. Tra sushi e pizza. Sushi! Anch'io. Carla? Io sono per pizza. Anch'io. Tra sushi e pizza. Attenzione che la Camerin potrebbe tornare. Eccola che torna. Ecco qui la Came. Ecco, mamma, una tragedia oggi con Alleluia. Questa connessione. È una tragedia. Io non la vedo. Came? Ora ti sento, Andrea, però. Il piatto che sai cucinare meglio. Sei entrata. No, ho imparato giusto. A fare... I cannelloni al ragù, la sentiamo se però, venire, voi la sentite? Spazio io ce sì. N'è per tutti, quelli ve li faccio volentieri. I cannelloni al ragù, ha detto. Io la busta ragù. Di insalata. Ah, l'ho vista la storia, che l'hai pubblicata. Non vi sfugge niente. Io sto facendo le busta di insalata. Ti senti, Cori? Non sento la Came, ma sento tutti gli altri. Perfetto. Secondo me ripetiamo 5 volte la stessa cosa. Sì, è vero. Poi l'esercizio fisico più strano che avete fatto in quarantena? Wow. Io la salsa. L'esercizio fisico più strano. Ho messo YouTube. Non lo so, per sciogliere la schiena. La salsa! Ok. Cosa ho fatto di strano? Io ho visto un esercizio su Instagram e l'ho provato a fare tipo un verticale. È vero! Ma tu ci sei riuscita, io ho no. Detto questo lo so fare io... o no? Allora l'ho provato a fare, ovviamente sei verticale e devi, è per gli addominali praticamente. Sì. Però ma sì, scusami, ci riusciamo scusami. Tutte. Io ho iniziato a fare qualche esercizio in casa così sul tappeto, ma sono durissimi quegli esercizi lì che fa la gente magari che sta in casa. Tipo mountain climber, lo conoscete?
Sì, non sento più nessuno. Quanti secondi? Ah, parlando del mountain climber, la Lulu se ne ha sciolto da sola. No, anche un minuto. Cioè, domani vi lancio la sfida del mountain climbers, chi lo fa più tempo possibile. Dai, andata. Io duro 10 secondi. Io arrivo ultima. Senza rompere niente, però, perché guarda che in casa è difficile non rompere niente. Cioè. C'è gente, ho visto, non so, sai che ce n'era uno che faceva gli elastici sulla porta, girava su Facebook, che gli è caduta la porta dritta in faccia. Sì, che gli è venuta giù la porta. sì, delle robe circolavano assurde. Sì, qua è successo di tutto in sta quarantena. Questo è per la Cori, ma riguarda anche voi. Quante dirette Instagram avete fatto in questo periodo? Forse una. All'incirca... No, dai. Zero, non sono capace. Zero, anch'io. Ma non saprei. Dai, 12? Più o meno. Da quando abbiamo iniziato a insegnarti come si fanno i messaggi vocali, solo messaggi vocali. Non la sento la Kame. Ha detto solo messaggi vocali da quando... Ma quando l'ha insegnato la Kame? Ti abbiamo insegnato. Ah, ok. Fai anche fare diretti Instagram. Io Instagram è un casino. Va bene, non ho più domande io, ragazze, perché non sapevo più cosa chiedervi, ma alla fine era una sorpresa. Questa è l'intervista quasi doppia, con uno che va, uno che esce, uno che viene. Perché no? Che roba. Sì. È bello vedervi. No, perché c'è, dopo di fare, alla fine c'è una sorpresa. Adesso pensavo tu tirassi fuori, non so, una foto che... La parrucca, no. La parrucca. Però ti devo dire questa, Andre. Dimmi. Mia mamma in camera, te lo giuro, te la vado a prendere, ha la foto con te e Fabrizio travestiti, incorniciata. Mi ricordo. No, la sua, dove lei è? Eccoli! La Knapp. Eccoli. Ma sai che quella volta avevo vinto anche il sorteggio e non mi ha mica fatto scegliere? Davvero? Non ha fatto scegliere lei. Cioè, scusa, ho vinto io. Sceglierò io. Ma io mi ricordo che la sera prima di quella finale state sul letto. La sera prima di quella finale. Abbiamo fatto di tutto. Avete fatto festa! Come sempre! Festa no! Mai! No, noi non facciamo mai festa! Noi perfettine! Alle 10! Né prima né dopo! Allora, abbiamo un po' di commenti da casa. Qui ci sono ragazze molto professionali. Eh beh! Sempre puntuale la Camerin. Ecco. La Tatti ci scrive, eccole le mie ragazze, vi saluto. Ciao Tatti! Bruno la sede anche che c'è, è fantastico. Bruno Dentoni, Bruno Dentoni, Serena Tatti, belli. Grande Bubu. No, è un miracolosa questa cosa qui. Ciao ragazze, ciao Kame. Saluto a tutti da Wimbledon. Ciao! Ora non vedo questo nome, è troppo piccolo. Edoardo Flores. Qua, salutiamo. Alessio Vincenzotto, buonasera. Ciao a tutti. Ma una M top, la Camerin. Marielena. Sì. Alessio, un altro mio amico, sono amici miei ci sono, raga. No, qui c'è uno di parte, è uno di parte. Oh Bobby! No, non va, si bene. Sente Kame. Va bene. Grande. Ragazzi, io non ho altro da chiedervi. Gli amici? Dimmi. No, non sento. Parla. Io invece ho da chiedere a queste ragazze se ogni tanto rifacciamo una cosa così. Chi sta parlando? Assolutamente sì. Certo. La Carla. Tutte insieme. Certo. Cosa ha detto? Non lo sento. Di fare un'altra volta una cosa così. Sì, volentieri. Sì. Dai. Di rifarla. Mancate un sacco. Sì. Ma anche dal vivo. Sì, come si...
Cioè, a house party? Questo c'è. Ce ne sono, ce ne sono tantissime. Boom, quelle che sono. Sì, sì. Ma è dobbiamo pieno. Fare una bella seratina anche però, eh? Dal vivo, infatti. Dal vivo. Infatti. Ti aspetto qui in Versilia. Ci sono anch'io. Ha detto la Marti fare serata. Va bene, ragazze, io vi ringrazio tutte quante. Grazie, Andre. Ciao, vi mando grazie. Un abbraccio, un buon lupo per la stagione. Ci hai dato modo di ritrovarci. Grazie mille. A voi. Anche a me. Scusate tutte. Un po' la difficoltà, ma vai. Ele, ciao Ele. Ciao. Ciao, ciao ragazze. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Rimanete qui, non andate via, rimanete qui.